Oggi ho deciso di portarvi delle prove per far vedere anche come lavoriamo, visto che molti di voi sono scettici quando, ovviamente, con post che faccio, posto le scoperte, ma non le prove che ovviamente trovate sui libri, perché molti di voi si rifiutano di leggerli. Quindi per bypassare questo ostacolo da parte vostra, andremo su una delle tantissime scoperte fatte per farvi vedere come lavoriamo attraverso comparazione tra vari testi per arrivare a fare le scoperte. In questo caso parliamo della scoperta del fatto che Paolo di Tarso, il creatore della dottrina del cristianesimo, era il nipote di Gesù e che quindi Gesù era lo zio di Paolo di Tarso, entrambi ancora in vita quando Paolo promosse su Gesù questa resurrezione carnale. Gesù fu l'ultimo dei Kurgan deificato dal potere, in quanto abbiamo dimostrato nella trilogia del Re dei Re, il Sosia e Yeshua, l'ultimo figlio di Erode, che questi personaggi erano tutti erodiani, pro-romani in quel periodo, discendenti dal re di Mitanni, Parsatatar, padre di Abramo e di Sara. E questa trilogia avrà un seguito con l'ultimo libro, I Sicari, in uscita a gennaio, con delle prove travolgenti da parte di cospirazioni e micidi di Gesù, San Pietro e Paolo nei confronti di loro parenti, ma di questo ne parleremo poi nelle prossime puntate. Abbiamo detto che oggi andavamo a vedere le prove del fatto che Paolo di Tarso era il nipote di Gesù. Conosciamo un po' tutti quanti la storiella, la favoletta di quando Paolo di Tarso andava contro i discepoli del Signore minacciando strage e alla fine lo incontrò sulla via di Damasco, incontrò la luce che lo avvolse, perché su Gesù poi venne sincretizzato il Dio Sole Baal, ecco il perché di questa luce, perché questi terapeuti venivano chiamati tutti figli della luce, perché riportarono in auge il culto di Baal dopo oltre 600 anni, da quando il re Giosia impose il monoteismo sul fratello di Baal, che era Nimrod, ovvero Avila, deificato in Yahweh. E leggiamo, e avvenne che mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo. E cadendo a terra una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Rispose: Chi sei, o Signore? E la voce: Io sono Gesù, che tu perseguiti. Orsù, alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Ovviamente qui l'incontro è un incontro vero e proprio che c'è stato tra Gesù e il nipote Paolo di Tarso, che accettò di deificare suo zio per creare su questa finta resurrezione una nuova dottrina del cristianesimo. Andiamo a vedere perché Gesù era lo zio di Paolo di Tarso. Qui siamo in Romani e vedete cosa si dice. Salutate Apelle, è Paolo di Tarso che parla, che ha dato una buona prova in Cristo. Salutate i familiari di Aristobulo, salutate Erodione, mio parente. Quindi qui ci dà una prima informazione, andiamo avanti, su Erodione. Ovviamente era un erodiano che era un parente di Paolo di Tarso. Adesso stiamo su Tito Flavio Giuseppe. Ovviamente, ragazzi, per andare a cercare tutte queste cose, Flavio Giuseppe ha scritto 5 libri, oltre alla sua biografia, 2 libri di guerre giudaiche e 2 di antichità giudaiche così alti. Non è stata cosa facile andare a ricercare tutti questi passaggi. E
In questa guerra giudaica, Flavio Giuseppe ci dice: da parte loro, Costobaro e Saul, Saul e Saulo, Paolo di Tarso, e riportiamo tutte le prove di questo, state tranquilli, raccorsero bande di malviventi. Abbiamo visto che Paolo di Tarso, lettere ai Romani, era imparentato con gli Erodiani. Loro stessi erano di stirpe reale, quindi questo Costobaro e Saul erano di stirpe reale, ok? Discendenti di Erode il Grande, e raccolsero favori a motivo della loro parentela con Agrippa. Quindi re Agrippa fu re dal 41 al 44, erano parenti di questo Costobaro e di Saul, di tutti di stirpe reale, discendenti di Erode il Grande. Andiamo ancora avanti, sempre su Flavio Giuseppe. E questo è Antichità Giudaica, non Guerra Giudaica. E dice Flavio Giuseppe: i maggiorenti, vedendo che ormai non potevano più soffocare la ribellione, e che stiamo parlando della prima guerra giudaica, e che loro sarebbero poi stati i primi a subirne le pericolose conseguenze da parte dei Romani, si preoccuparono di declinare la loro responsabilità, cioè dissero ai Romani, questi sono i sacerdoti tutti erodiani, che loro non c'entravano con la rivolta che stava succedendo a Gerusalemme, e mandarono ambasciatori sia a Floro, Gessio Floro era procuratore, capeggiati da Simone, figlio di Anania, sia ad Agrippa, tra cui primeggiavano Saul, Antipa e Costobar, legati al re, cioè ad Agrippa, da vincoli di parentela. Quindi ancora una volta abbiamo Paolo di Tarso con Antipa e Costobar legati al re da vincoli di parentela. Questo Antipa dovrebbe essere un probabile figlio di Antipa tetrarca. E continua ancora: dopo la disfatta di Cessio, era il procuratore che successivo a Gessio Floro, molti dei giudei più in vista abbandonarono la città come una nave che sta colando a picco. Così i fratelli Costobar e Saul, insieme con Filippo, figlio di Iacino, comandante eccetera eccetera del re Agrippa, fuggiti dalla città, raggiunsero Cessio Gallo, è il procuratore romano. Antipa invece, che era assieme a loro assediato nella Reggia e disegnò di fuggire, diremo in seguito come venne ucciso dai suoi rivoluzionari. Cessio, a richiesta di Saulo, di Paolo di Tarso e dei suoi, li inviò in Grecia presso Nerone, e poi Paolo di Tarso, ce lo ritroveremo insieme a Simon Pietro a Roma, perché poi dalla Grecia andarono insieme con Nerone a Roma, dove cospirarono, vi portiamo tutte le prove nei libri, contro Nerone, che aveva preso a sé Simon Mago, e ci fu un forte conflitto tra Simon Pietro, Paolo di Tarso e Simon Mago, sempre per questioni di potere, tant'è che poi uccisero Simon Mago e Nerone crocifisse Paolo di Tarso e Simon Pietro, anche perché furono artefici dell'incendio che ci fu a Roma, con uccisione di migliaia di povere persone, perché vennero bruciate quelle che erano a quel tempo le baracche, le favelas di Roma, dove vivevano poi le persone più povere. Allora, da tutte queste informazioni che cosa abbiamo tirato fuori fino adesso? Uno, che Paolo di Tarso era discendente di stirpe reale, quindi discendente di Erode il Grande, che era parente del re Agrippa insieme a questo Costobar, e che era il fratello di questo Costobar. Ora spostiamoci un attimo su quest'altra genealogia. Noi nei nostri libri cosa vi abbiamo dimostrato? Che la terza moglie di Erode il Grande, ovvero Maria Boeto, era la Maria dei Vangeli, madre di Gesù e di Filippo II, Erode Filippo, che sposò Erodiade. Bene, Paolo, oltre a Salomè, Paolo di Tarso, abbiamo visto che era figlio anche di Filippo, e Filippo era il fratello di Gesù. Ok?
c'entra tutto questo con quella genealogia? Il padre di Erode il Grande, cioè Antipatro, ebbe tra i suoi figli, oltre a Erode il Grande, anche Salomè. Salomè sposò Costobar ed ebbe una figlia che si chiamava Berenice da questo matrimonio. La seconda moglie di Erode il Grande si chiamava sempre Maria, Maria Asmonea. Maria Boeto invece è la terza moglie. Dopo che uccise Maria Asmonea, sposò Maria Boeto, Erode il Grande. Stiamo parlando di una famiglia di assassini, perché le uccise tre figli, mogli, suocere. Non potete capire quante persone uccise il caro Erode, padre di Gesù, per questo, nascosto dalla storia e fatto passare per figlio di Dio. Questo era il Dio dei cristiani. Erode, ovviamente inconsapevolmente, perché hanno nascosto tutto quanto. Bene, da questo matrimonio tra Erode e Maria Asmonea nasceranno due gemelli, Aristobulo e Alessandro. Noi ci interessa questo Aristobulo perché sposò Berenice, la figlia di Salomè e di Costobar. Dal matrimonio tra Aristobulo e Berenice nacque il re Agrippa I, Erodiade, Erode di Calcide, che sposò Maria Maddalena, da cui ebbe Aristobulo, prima che Maria Maddalena divorziasse da lui per mettersi con Gesù, da cui ebbe Lazzaro, un'altra Maria, Marianne, che sposò Archelao, e un altro Aristobulo. Ci siamo? Ecco perché Paolo di Tarso, vedete che qui c'è Berenice, che era la nipote di Costobar. Ecco perché Paolo di Tarso era fratello di Costobar, perché Costobar era nato dal matrimonio di Erodiade e di Filippo II, mentre Paolo di Tarso, quindi era fratello di Costobar, era figlio di Filippo II, ma non di Erodiade, ma della moglie di Simone di Cirene, come vi dimostriamo nel libro Il Sosia. Allora, e quindi ovviamente Paolo di Tarso era parente del re Agrippa, perché il re Agrippa era il fratello di Erodiade e quindi era lo zio di Paolo di Tarso. Agrippa era fratello di Erodiade, quindi zio di Paolo di Tarso. Ed Agrippa II, figlio di Agrippa I, era quindi cugino di Paolo di Tarso. E Paolo di Tarso fu processato, pensate, proprio da Agrippa II e da Berenice di Cilicia, che lo mandarono a Roma in quanto si era appellato poi a Cesare. Riuscite a capire, signori, tutte le, come abbiamo svelato tutto l'arcano attraverso le comparazioni tratte proprio dallo storico Tito Flavio Giuseppe e proprio dai testi della Bibbia come Lettere ai Romani. Signori, Paolo di Tarso era il nipote di Gesù. Ma andiamo ancora un attimo avanti, perché ci sono altri passaggi importanti dove vi dimostrerò che la resurrezione che fecero su Gesù era una resurrezione non nello spirito ma nella carne. Ed ecco perché poi i giudei si rifiutarono di prendere Gesù come Messia. Leggiamo ancora dagli Atti degli Apostoli: nel mio primo libro, già trattato Teofilo, di tutto quello che Gesù fece e insegnò dal principio fino al giorno in cui, dopo aver dato, anche Teofilo apparteneva alla classe sacerdotale degli Erodiani, di Anania, che era il fratello, era il figlio di Anania, che era un fratello del sommo sacerdote Anna, fratello a sua volta di Maria Boeto. Anna e Maria Boeto erano figli della cara Sant'Anna e di Simone Boeto. Quando morirà Simone Boeto, poi la cara Sant'Anna sposerà per levirato il fratello Gioacchino. Di tutto quello che Gesù fece e insegnò al principio, fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzione agli apostoli, che egli si era scelti nello Spirito Santo, egli fu assunto in cielo, egli si mostrò ad essi vivo. Rileggete la frase: egli si mostrò ad essi vivo
dopo la sua passione, con molte prove, apparendo loro per 40 giorni e parlando del regno di Dio. Ma osservando bene troveremo che i discepoli del Signore erano più di 70, se ci atterremo alla testimonianza di Paolo. Egli dice che dopo la resurrezione di Cristo dalla morte, egli fu visto da prima da Cefa, cioè da Simon Pietro, poi dai 12 apostoli e dopo costoro da più di 500 fratelli, tutti assieme, dei quali alcuni, egli afferma, sono già morti, ma i più restano ancora in vita nel tempo in cui compone la sua lettera. Poi egli dice, compare Giacomo, uno dei cosiddetti fratelli del Salvatore, che verrà ucciso proprio in una cospirazione da San Paolo, lo vedrete nel prossimo libro, I Sicari. Ma poiché oltre a costoro c'erano a imitazione dei dodici un grandissimo numero d'apostoli, tra i quali lo stesso Paolo, egli soggiunse in seguito a parte a tutti gli apostoli, bastino dunque queste cose riguardo agli apostoli. Rileggiamo questa frase, ma poiché oltre a costoro c'erano all'imitazione dei dodici un grandissimo numero d'apostoli, fra i quali lo stesso San Paolo, quindi signori, che San Paolo non incontrò mai Gesù, è un'emerita cazzata. Hanno dovuto nascondere tutto perché su Gesù sincretizzarono Tammuz, il figlio di Nimrod, identificato come il dio sole, Baal, e quando Baal venne ucciso dal dio della morte, Mot, in realtà era Nubi, in Egitto, Semiramide, alias Nefti, regina moglie di Set, disse che Tammuz, per continuare a rimanere regina, era il dio sole Baal che era risorto. Quindi hanno sincretizzato quella storia realmente accaduta poi della resurrezione del figlio di Nimrod e di Semiramide, cioè Tammuz, in Gesù che risorgerà nel padre carnale, ovvero Baal, che verrà poi identificato nel dio sole. Ok? Eli, Eli, perché mi ha abbandonato? Eli, Elios, vuol dire sole dal greco. Allora ragazzi, vi chiedo di diffondere tutte queste nostre scoperte storiche perché sono di livello internazionale. Hanno fatto cadere il più grande inganno che si sia mai perpetrato ai danni dell'umanità, ma soprattutto questi figli di puttana erodiani misero nel 46 al potere delle famiglie aristocratiche che sono tutt'oggi al potere, nascoste dietro al Vaticano, e le abbiamo svelate tutte quante nel libro I Re dei Re del 46. Vedrete chi mise al potere il caro Gesù e San Pietro, rendendoli vescovi in Francia, in Gran Bretagna, e da questi personaggi erodiani siamo arrivati ad uno stato di dittatura sempre da parte di questi personaggi che sono ancora una volta nascosti dietro al potere del Vaticano. Da questi personaggi messi al potere da Gesù e San Pietro si origineranno papi, cardinali, eccetera, eccetera, mentre hanno fatto svelare poi altri personaggi che sono per importanza e per scala gerarchica di potere notevolmente inferiori a queste famiglie nobiliari, ovvero i vari Rothschild, i vari Rockefeller, Morgan, i Warburg, eccetera, eccetera. No, signori, siamo dominati da una casta di famiglie nobiliari che sono state nascoste fino ad oggi. Per abbattere questo sistema di dittatura millenario c'è bisogno di portare allo scoperto chi c'è veramente ai vertici del potere. Ora, inutile lamentarvi se vi rifiutate di leggere questi libri, loro vi hanno imbrigliato il cervello con il solito pane e circensis, ma purtroppo per uscire fuori da questo stato di dittatura millenario c'è bisogno di farsi una cultura e di leggerla, e di leggere e iniziare a prendere tutto quello che ci hanno nascosto, questa storia di potere millenaria. Beh, che devo dirvi, se per voi è troppa fatica e vi abbeverate con la loro disinformazione, non avete neanche però il diritto di lamentarvi. Grazie a tutti e vi chiediamo condivisione
di questi nostri video e di far iscrivere tutti i vostri iscritti al canale YouTube Alessandro De Angelis Official Channel. Per chi vuole leggere i nostri libri, sono acquistabili da Amazon, da You Can Print, e li trovate, basta digitare Alessandro De Angelis, i nomi dei libri li trovate ovunque. Grazie a tutti.